la partecipazione attiva del cittadino dei benefici che l'energia comporta. Un giorno sono stato a una manifestazione bellissima, una manifestazione a Tortoreto, dove c'è qualcuno, un privato, apparente che pure svizzero, manco italiano, ma poi questa è l'aberrazione dell'aberrazione, che non solo ci sono dei grossi gruppi industriali multinazionali italiani che perlomeno hanno sede in Italia, ma addirittura ci dobbiamo rivolgere pure all'estero. Cioè sull'energia è successo di tutto, che voleva costruire non uno, non due, ma tre pirogassificatori a Tortoreto. Investimenti dell'ordine dei 20 milioni di euro, questo è l'ordine di grandezza, e naturalmente la massa di cittadinanza che si è spaccata in due, alcuna per motivi politici, prettamente politici e naturalmente clientelari, che in qualche modo sostenevano questo progetto, pure all'interno dell'amministrazione, e altri invece spontaneamente che dicevano no, ma che state facendo? È roba mia, quella è la mia costa, quella è la mia terra. A questa assemblea io ho partecipato per fare una proposta semplicissima, che ha, come dire, quella proposta talmente semplice che ha scardinato tutto e ha fatto, credo, fallire il progetto. Adesso poi non so più che cosa è successo. Ho detto, scusate, cari signori, perché lì c'erano i signori, i Riva della Svizzera, che devono andare a Tortoreto a fare lo scempio e a sfruttare le persone, le stesse cose, cambiano i nomi, ma sono sempre loro, che devono guadagnare dei soldi. Dico, scusate, facciamo una cosa, voi investimento di 20 milioni, allora io propongo, e vorrei capire se la cittadinanza è d'accordo, perché lì era l'assemblea vera, quella vera, gente che buttava i pomodori, non è che era una cosa tranquilla. Facciamo così, vediamo se sono d'accordo loro, che dei 20 milioni che volete mettere in gioco, 10 milioni lo facciamo come azionariato popolare. Azionariato popolare 10 milioni! Cioè, ognuno di questi signori che stanno qua, 1000 euro, 500 euro, 10.000 euro, fanno... contribuiscono, visto che quello è il loro bene comune, quello dove volete mettere. Se non è una zona industriale, chi se ne frega la zona industriale? È una zona che fa parte del territorio dove io insisto. Allora lì è successa una cosa meravigliosa. Sì, bello, facciamo. Allora, quelli se ne sono andati, capite? Cioè, quando si comincia a parlare concretamente di risposte serie che vanno verso la partecipazione che io chiamo attiva, nel senso che io devo avere un beneficio oltre che la protezione del mio bene, e lì le cose cominciano, capito? C'è proprio una specie di setaccio, di filtro, e lì passano quelle cose che devono passare, se no non passano. Secondo, e chiudo qui con questo altro esempio, quando mi dicono ma scusi professore, ma lei è d'accordo su la centrale X a biomassa piuttosto che la centrale Y, io dico, scusate, qual è la potenza elettrica generale? È lì che io sono d'accordo. Io non sono d'accordo per potenze superiori a un megawatt, adesso semplificando. Vogliamo costruire una centrale, naturalmente con tutti i canoni ambientali del caso, che ha una potenza massima di un megawatt, significa generazione distribuita dell'energia. Più di un megawatt non lo posso accettare. Non la posso accettare. La SEN, Strategia Energetica Nazionale, sapete? Qualcuno di voi l'ha sentita nominare? Questo bel governo precedente di tecnici, quando non erano più abilitati a fare nulla, perché era una periodo di transizione, nottetempo hanno fatto passare l'approvazione della strategia energetica nazionale, che già il titolo farebbe tremare i polsi a qualsiasi individuo, perché la strategia energetica della nazione, dopo che l'ultimo piano energetico nazionale in Italia è targato 1988, cioè un secolo fa, che poi un secolo vero fa, 1988 era un'altra vita. Beh, passata sta cosa, consultazione popolare, io vorrei sapere la consultazione, io con le mie associazioni, con le mie cose eccetera, ho mandato una serie di osservazioni terrificanti, se ne fosse stata, non dico accolta, perché lo capivo che non poteva essere accolta lì, però perlomeno risposta. Quando uno parla di partecipazione e di consultazione popolare si aspetta che ci sia una consultazione, o no?
Invece non c'è stato niente, è passato. Cosa, sapete cosa c'è scritto lì? Lì c'è scritto, ci sono scritte delle cose incredibili che non si faranno mai, perché questi non hanno proprio perso il rapporto con la realtà, hanno perso il rapporto con la realtà. Le trivellazioni nella costa adriatica, ma solamente un pazzo che voglio dire amante della fantascienza può pensare che si possano fare. Dice, le scrivo, e chi le scrive? Poi chi le fa lì? Chi va a farli lì? Sapete che se succederà la rivoluzione piuttosto che fare un buco. L'hub del gas, perché voi sapete che lì c'è scritta quest'altra bellissima cosa, l'Italia deve diventare il punto centrale di tutti i gasdotti che arrivano dal Mediterraneo. L'Italia, cioè ci deve essere un paese, l'Italia. Questa è una cosa che non si farà mai, non si farà mai questa cosa qui. Quindi possono anche scriverla. Lì basta andare lì un attimo, io, lui e Alessio, andiamo a far casino e si blocca tutto. Non è che fa il grave di quella strategia è quello che non c'è scritto. Quello che non c'è scritto è che non c'è neanche una parola sulla generazione distribuita dell'energia, e quindi non c'è neanche una parola sulla partecipazione, neanche mezza parola, capite? È il mondo che resiste al cambiamento, che non vuole morire, un mondo che non vuole morire. E per farlo morire questo mondo ci vogliamo solamente noi. E sull'energia è facile, è veramente facile. Basta adottare i principi, quelli di definizione delle rinnovabili, quello di definizione della ridistribuzione e quello della generazione distribuita dell'energia. E partendo dai piccoli centri, dai comuni magari più piccoli rispetto ad altri, perché questa operazione l'abbiamo fatta anche a Roma col piano d'azione di Roma. L'abbiamo fatto il piano d'azione di Roma in un momento di distrazione generale, naturalmente quando hanno cominciato a leggere quello che c'era scritto lì non si poteva più andare avanti ed è stato bloccato. Ma Roma lo capisco, è complicatissimo, ma nei comuni di piccola e media grandezza si può cominciare subito con la creazione di queste comunità dell'energia, che sono comunità non isolate, ma che sono comunità che sono messe in relazione con altre comunità. È il principio dell'albero, che è il vecchio sistema, una radice, un grande tronco e tanti rami, questo è il vecchio modello. Deve essere sostituito dalla rete, la vera rete, dove i nodi siamo noi, i nodi producono oltre che consumano energia, però la cosa fondamentale è che sono in relazione col nodo vicino. Per adesso credo che poi magari approfondiamo queste. Grazie, quando citava il concetto di utopia mi veniva in mente un pensiero di Adriano Olivetti che sosteneva che l'utopia è il modo migliore per non coltivare e realizzare i nostri sogni. Credo che il nostro compito sia tentare di realizzare questi nostri piccoli sogni. Sul concetto di paesaggio invece sono convinto che il grosso rischio che c'è è che almeno nel nostro territorio, che solo per il fatto di fare quei percorsi di partecipazione previsti ad esempio dalla norma regionale per la realizzazione dei piani di assetto del territorio, dei piani di interventi, il solo fare quei piccoli passaggi lì faccia sentire gli amministratori o forse la maggior parte degli amministratori a posto con la coscienza, ho fatto partecipazione. Credo che per noi la partecipazione rispetto al tema del paesaggio sia ben altro. Sì. Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, in effetti partecipazione imporrebbe anche delle conoscenze, insomma, qualcosa che ha a che fare con un minimo di alfabetizzazione territoriale che l'abbiamo visto in questi ultimi anni, da decenni manca totalmente, quindi... Io parlo dal punto di vista della geografia, del geografo, per cui non sono architetto, quindi non sono abilitato a firmare nulla, non ho un albo professionale di appartenenza, io appartengo solo all'Accademia, quindi esprimo idee, lavoro sul tentativo di diffondere approfondimenti e interessa le persone, soprattutto quelle che vivono il paesaggio, di partire prima da delle sensazioni, perché questo è un po' il movente del mio tipo di approccio, che è quello della geografia umanistica, e che esclude una cieca fiducia nella valutazione quantitativa dei dati, perché ormai è questa che
Basta che voi prendiate in mano la carta tecnica regionale. Tutte le carte tecniche regionali cosa sono? Sono degli spazi piani, delle spazi euclidei, delle geografie vuote in cui non c'è toponomastica, non so se la conoscete, anche rispetto alle carte IGM che avevano quantomeno una ricchezza di toponimi, di luoghi, di colori, quindi si capiva un po' l'essenza del territorio. Questa sembra proprio una tabula rasa pronta a riempimento, e lo vediamo, basta camminare, correre, sorvolare il nostro territorio. Quindi è importante partire, credo, dalle percezioni dell'abitante, cioè essere consapevole, sì, va bene anche il neologismo produttore-consumatore, ma anche direi togliere questo consumatore ed essere anche abitanti con occhi consapevoli di quello che abbiamo davanti, che abbiamo ereditato, perché i nostri territori non è la periferia di Melbourne né di quella della Las Vegas, sono territori che hanno 2500 anni di storia, per cui c'è tutta una sedimentazione che è un prodotto collettivo, assolutamente, di cui si può essere coscienti, è un prodotto collettivo che forma le nostre cosmologie territoriali, di cui purtroppo gli amministratori, ma non per colpa loro, per colpa nella mia ricerca emerge che sono gli esiti della scuola gentiliana del 23, della riforma gentile, che ha formato persone che sono andate al governo nonostante la legge Bottai, la legge del 42, dei piani paesistici, che non è mai stata applicata per le esigenze della ricostruzione. Quindi la ricostruzione dal 45 in poi in avanti è stata una deregulation che ha abituato a non tener conto di nessuna norma, per cui era importante ricostruire. Quindi questo è stato da un lato un aspetto positivo, dall'altro una cattiva scuola di disimpegno normativo devastante. Quindi, avendo perduto la cosmologia, le cosmologie, chi ci amministra ha perduto anche le strategie della cura. Quindi io spesso uso un'analogia organica, no organica direi, sì, si può usare anche un'analogia organica, cioè il paesaggio è come un essere vivente, quindi è un ciclo di vita, ha delle dinamiche fisiche e sono i cicli di recupero dei sistemi ecologici. Ecco, noi spesso, anche nella mia commissione, quando ero in commissione edilizia nel mio comune, mi si accusava di essere un ultimo romantico che non capisce nulla della reale esigenza dell'economia del territorio, perché penso solo all'estetica del paesaggio. Noi ci lamentiamo perché ci urta una bruttura estetica, questo è il primo impatto. In realtà c'è anche la questione dell'acqua, del ciclo dell'acqua, il ciclo dell'aria, il carbonio e via dicendo, l'azoto, cioè tutte quelle componenti che rendono vivo un paesaggio. Paesaggio poi è un termine di cui ci si vergognava fino agli anni 80, perché era legato soprattutto all'estetica, alla pittura di paesaggio, e adesso c'è un abuso come il termine ambiente, come il termine ecologia, per cui, e come beni comuni, ahimè, c'è anche questo, tutti ne parlano, sembrano tutti ormai si impossessano anche retoricamente con delle strategie piuttosto quasi fastidiose per noi che invece li abbiamo interiorizzati in anni non sospetti in cui ci dileggiavano utilizzando questi termini. L'altra metafora interessante è quella come teatro, il paesaggio come teatro è una metafora inventata da Eugenio Turri, geografo ben noto, compianto, il cui libro famoso del 2000, La megalopoli padana, e quello dell'89, Semiologia del paesaggio italiano, utilizza la metafora del teatro, perché il teatro cosa ha? Scenari, trame, copioni, delle recite e soprattutto attori territoriali. È un po' poco sopportabile per il sottoscritto, ma anche per chi pensa ai beni comuni, la definizione, intanto l'anglismo, stakeholders, cioè come si può tradurre con portatori di interesse. Lo stakeholders è una brutta definizione, io direi attori sociali, persone che recitano una parte, dopo ci sono chi ha i ruoli principali, dopo ci sono le comparse, è importante che noi ci rendiamo conto di essere delle comparse consapevoli, che quando vediamo che la messa in scena non funziona, perché qualcuno, le prime donne o qualche attore principale recita male, cioè non rispetta il copione, la pièce, il teatro, si trasforma, può essere commedia, purtroppo abbiamo molte commedie, ma anche molte tragedie.
Questo è il dramma. Usiamo pure questa metafora. Quindi le forme urbane evolute con uno sviluppo in ordine lineare hanno prodotto delle distorsioni, hanno allontanato gli attori, ma non solo gli attori principali, anche noi comparse. Teniamo conto che c'è anche un pubblico, e il pubblico è quasi sempre indifferente. Il dramma della partecipazione alla vita del paesaggio è l'indifferenza. Adesso non so a Capannori se Agenda 21 abbiate mai tentato di applicarla. Qua è stata tentata in varie occasioni, ma c'è pochissimi portatori di interesse, anzi, attori sociali che partecipano. E quindi sono quasi tutte fallite questi tentativi di Agenda 21 di mettere in piedi qualche alternativa, soprattutto di recuperare quello che è la voracità energetica, visto che abbiamo parlato di energia prima, consumo di suolo, che non è solo consumo di suolo, c'è anche consumo di territorio, che è molto più complesso, perché il suolo, uno pensa al suolo agricolo, consumo di territorio vuol dire che c'è un consumo di relazioni territoriali, di un concetto molto bello che viene dalla etologia, che è la territorialità, che si applica agli animali, però da molti studi geografici è un concetto che adesso funziona perfettamente con anche le comunità antropiche. Quindi abbiamo una dissipazione che dissipa la qualità dei luoghi, perché? Perché li riduciamo a pure semplice supporto di azioni incrementali, di progetti utilitaristici, dimenticando che il concetto di luogo è un concetto molto più complesso, non è lo spazio euclideo, misurabile, in metri quadri, metri cubi di cemento, piuttosto che quanto suolo è stato... Ecco, tutte queste retoriche che ci raccontano una superficie pari all'Abruzzo, al Lazio di Italia è stata completamente cementificata. Oppure Stella che dice i capannoni del Veneto messi in fila uno con l'altro è una distanza che va dal Brennero a Villa San Giovanni, quindi 1300 chilometri. Sì, serve ai giornalisti. E serve una bella immagine potente. In realtà noi rischiamo di dimenticare che la forma metropoli, non solo la città diffusa, ma in genere città diffusa e anche le grandi valli appenniniche che sono profondamente compromesse, è usare la vecchia definizione di Lewis Mumford che diceva si va verso necropoli, si passa da metropoli a necropoli. Al di là degli effetti materiali che questa cementificazione, densificazione produce, abbiamo un elemento che noi dovremmo recuperare come comunità che vuole partecipare e sono le memorie e le biografie territoriali di cui ognuno di noi è portatore. Questa è un po' la mancanza che gli incontri che si dovrebbero fare, che si possono fare e che si fanno in molte occasioni per quando c'è un problema, il comitato che sorge per difendere questo o quell'altro... La cosa che ho osservato frequentando questi comitati è il senso di perdita di una memoria, di una biografia individuale che è il legame con il luogo, con il senso del luogo, cioè il significato che ha il luogo, che è al di là di quanto vale un metro quadro di terra agricola una volta che il sindaco nottetempo alle 2 di notte con la variantina magari non c'è il numero legale, si riesce comunque a farlo passare, per cui Tony Bendinane, che aveva 10 ettari di campagna, che passa da terra agricola a terra edificabile, diventa improvvisamente miliardario. Questo è il dramma della rendita parassitaria di questo paese. Al convegno Salviamo il paesaggio recentemente è stato detto a Bologna il 4 maggio, si disse bisogna aggredire la rendita fondiaria, aver coraggio di farlo, non essere blandi, perché essere blandi vuol dire essere complici. Chiaro, bisogna stare attenti, noi abbiamo delle cause in corso pendenti, è evidente che bisogna stare un po' attenti sui termini, perché poi la diffamazione parte su un aggettivo, i cavilli sono molto sottili su questo. Per cui la rendita fondiaria in Italia, e sui valori, adesso non accusatemi di essere un retore dei numeri, però in realtà un 38% acclarato di PIL dovuto alla rendita parassitaria, alle plusvalenze, è patologico in un'economia sana, non dovrebbe essere così. Quindi sono temi che ci portano anche a un altro concetto che è la deterritorializzazione, cioè noi stiamo dismettendo tutta quella complessità di relazioni virtuose, di senso di appartenenza, chiamiamolo pure di, una parola che non mi piace, però di orgoglio locale, che vuol dire anche amare i luoghi, ecco io direi più questo,
la strategia della cura, che va di pari passo con la diffusione dell'era telematica. Quindi noi con l'era telematica non abbiamo più bisogno di luoghi concreti. Questo è il dramma. Stiamo perdendo le relazioni, diciamo, con gli spazi vissuti, perché domina lo spazio virtuale rispetto alla fisicità dei luoghi. Quindi rischiamo di avere delle relazioni umane aspaziali. Ecco perché quando ci troviamo qui, tutto il lavoro che è stato fatto da questa scuola dei beni comuni è una straordinaria occasione per voi stessi, ma anche per noi, ma anche da far conoscere, per far capire che c'è questo bisogno di ritornare alla fisicità dei luoghi. Se no c'è il rischio di, come dice la CECLA, una lobotomia della mente locale. Cioè la mente locale, sentirsi fuori luogo, vuol dire non avere più legami col luogo. Ecco che la strategia della partecipazione vuol dire ricucire queste antiche consuetudini, tutto sommato. Cioè è possibile riterritorializzare? Direi di sì. È il nostro dovere, il nostro impegno, la nostra... E il terreno è molto fecondo. L'humus c'è, assolutamente. Perché le idee ecologiche, questa nuova ecologia dell'ambiente ha bisogno di habitat. L'habitat, un habitat psicologico, culturale, di formazione. Per cui noi dobbiamo insistere sul valore d'esistenza delle risorse paesaggistiche. Non solo sul valore d'uso. Un campo serve perché lo posso edificare. Questo è un valore d'uso. Però potrebbe essere utile per le generazioni future. Questo è un valore d'opzione. Poi c'è il valore d'esistenza. Quando tu abbatti un morer è un gesso, a un incrocio, come è successo, si tentava a fare di Soligo, che è un comune non certo rivoluzionario, ci fu la rivolta della popolazione. Perché? Perché quello era il morer delle anime, cioè il gesso per cui le foglie venivano vendute per pagare la messa per le anime del purgatorio, e lo si faceva fino agli anni Ottanta. Quella è stata una reazione popolare spontanea che indica anche in un comune di indifferenti, perché sono andato a vedere la geografia elettorale di quel comune, è un comune di indifferenti iperlocalisti, un modo altro per dire... un modo elegante per non sbilanciarsi. Hanno reagito potentemente, hanno salvato il loro albero. Questa è una cosa che veramente mi ha sorpreso positivamente, perché l'indifferente può essere mosso. Ecco il discorso che è stato fatto prima, questi che non partecipano, li possiamo muovere se cominciamo a toccare dei tasti giusti, farli vedere che la rappresentazione teatrale sono anche loro degli attori importanti. Non dire tanto ne capisce niente perché i sei iperlocalisti, sì, ci verrebbe da dire dopo anni e anni di... ma sono più che altro indifferenti, non è una colpa, sono ignoranti, cioè ignorano, non è una colpa né un'offesa. Quindi il lavoro che possiamo fare è questo, secondo me, partire con un spirito curativo dal basso. Quindi processi partecipativi, insomma, dobbiamo smettere di essere distratti e di abituare a dei sodalizi preventivi, perché fare il comitato di protesta è troppo tardi. Ti che te sia ambientalista, dai, che ti sia iscritto a Italia Nostra, ti sia, vieni da noi, vieni a parlare, vediamo cosa si può fare. È troppo tardi. Uno può anche dire non è mai troppo tardi, come si diceva negli anni 60, però è molto più difficile. Ecco allora il consiglio della partecipazione: noi possiamo creare dei comitati preventivi, dei sodalizi preventivi. Quindi il paesaggio dolente può non essere più dolente. Se noi ci riabituiamo a tornare attori, non necessariamente prime donne o primi attori, ma anche delle consapevoli comparse. Grazie. Io lascerei 10 minuti di domande da parte vostra, poi facciamo la pausa e subito dopo i workshop. Volevo iniziare proprio da quello che ha detto Verani adesso, perché non ho capito in realtà, cioè il concetto di densità,
Cioè nel senso che ad esempio ieri, no, l'altro ieri c'è stato a Vicenza un incontro in cui c'era presente Andrea Foggio di Lega Ambiente, c'era il presidente dell'ANCI, cioè dei costruttori, e si è parlato, hanno parlato principalmente proprio del concetto di densità, cioè ricostruire sul costruito, cercando proprio ritornare a questo concetto di densità. Adesso mi sembra che lei abbia leggermente, se non ho capito male, quando parla di città diffusa, visto come la densificazione come un fatto alternativo o perlomeno problematico. Ecco, vorrei semplicemente capire un po' di più questo. La densificazione è evidente che è problematica in un contesto di città diffusa, lo sappiamo, no? La densità è un problema, la densificazione è evidente, ma io parlo spesso, cioè con confronto con rappresentanti dell'ANCE, loro parlano soprattutto di, stanno cominciando a capire l'importanza delle aree dismesse, del recupero di questi territori già densi per riqualificarli, questa è una parola abbastanza un'abile retorica, tutto sommato. Riqualificare, valorizzare, sono parole rischiose, Latouche direbbe parole tossiche. Il caso per esempio della Volpolicella, c'è una grande acciaieria abbandonata in comune di Negrar, con dei volumi enormi, che adesso c'è un progetto di riqualificarla come area abitativa. Ma tu non puoi trasformare un volume di una grande acciaieria, che sono milioni di metri cubi, in edificato, tale quale, devi un po' valutare con saggezza il fatto. Per me esiste il problema della densificazione, no, non per me, esiste, è acclarato. Gli stessi componenti dell'ANCE, alcuni dicono che hanno firmato quel famoso, non so se avete visto, in aprile una pagina comprata da Tomat, dai costruttori, un appello al Presidente della Regione dicendo facciamola questa benedetta legge del controllo edilizio del consumo di suolo. Avete letto ieri sul giornale Ruffatto che ha parlato che c'è bisogno, abbiamo cementificato come una provincia intera del Veneto. Quindi prendiamo al volo questi ravvedimenti che non so se siano sinceri, perché poi hanno firmato al tempo stesso la mano destra o no, o sono dissociati da un punto di vista puramente delle neuroscienze, oppure sono degli abili mistificatori. Comunque il problema di densità esiste, questo è il mio, per me è un problema. Sì, sì, no. Anche perché è passata la legge regionale del nuovo piano casa, se vediamo cos'è il nuovo piano casa, cioè io l'ho letto velocemente perché c'è molto da dire, ma insomma si parla del 50-60% di edificato, PTRC, su determinati piano così. Territoriale, senza piano PTRC, regionale del cemento. TRC, la C finale, mettiamo cemento, senza essere blandi. Volevo dire solamente una cosa a questo linguaggio, perché ha ragione lui quando dice che è la solita manfrina che si fa per confondere un po' le acque. Io non posso credere che oggi un costruttore sia sincero, profondamente sincero, quando dice ah sì, io noi a Roma stiamo in questo momento. Non vale che è finita domani mattina, finisce questa storia, perché effettivamente c'è uno dei candidati che è un costruttore famosissimo che ha impostato tutta la sua campagna elettorale sul zero consumo di suolo. Un costruttore? No, un costruttore famosissimo, cioè quello che ha modificato Roma, quello che ha distrutto e ha devastato Roma, uno di quelli che ha devastato Roma. Perché negli anni 70 e 80, già nei primi anni 60 ancora stavano un po' più attenti, ma a un certo punto ci sono stati 20 anni di deregulation totale che hanno massacrato le nostre città, ma non solo quelle grandi, anche quelle piccole. Cioè noi abbiamo un campo d'azione che è quello della cosiddetta periferia, che è un campo d'azione devastato, brutto, proprio brutto, no? Tu lì dentro sembra di stare in un altro posto. Ora ci vuole
la testimonianza dei nostri luoghi, dei nostri paesaggi, lì sono completamente stravolti, non c'entrano niente quelle cose lì. Dal punto di vista energetico, assurde, perché quegli anni hanno fatto di tutto di più. Ecco, allora dobbiamo non concordare con loro delle azioni, purtroppo, imporre loro delle azioni. Ecco perché la politica da un lato, cioè l'amministrazione da un lato e la cittadinanza dall'altro, possono insieme, perché c'è tanto lavoro da fare anche per i costruttori, questo voglio dire, cioè i costruttori non si possono lamentare, perché paradossalmente chiameremo loro per mettere a posto i guai che loro hanno creato, capite? Cosa che è assurdo se ci pensi logicamente, però dobbiamo chiamare loro, quindi loro non si possono lamentare. Il problema è che non credo che loro vogliano veramente fare questa operazione, perché è molto più semplice prendere un lotto di terreno agricolo, trasformarlo, ecco, con quelle plusvalenze pazzesche, in edificabile, costruire una cosa di qualità medio-bassa, anche se l'Europa dovrebbe stare un po' più attenta da questo punto di vista. Noi dovremmo avere delle regole, abbiamo delle regole stringenti su questo punto di vista, però non si sa che fine fanno. E allora come si risolve il problema, ecco, tanto per dirlo? Protocolli siglati, ah sì, è chiaro che quelli dicono, ma lo voglio, l'ha detto sto candidato sindaco, che è la massima espressione della cosa, l'ha detto, quindi più di che dirlo, che deve fare? Andare in televisione a dirlo. Allora che dobbiamo fare? Dobbiamo fare dei regolamenti, dobbiamo fare delle leggi, dobbiamo riprendere in mano la materia edilizia e anche lì inserire, iniettare delle nuove linfe vitali che vengono dal basso. Le due cose, il mondo dell'amministrazione e il mondo nostro, quello del singolo cittadino, in questo campo, mai come in questo campo, qua io direi, si deve incontrare, perché si gioca la partita vera lì, eh? Si gioca la partita vera. O sto paese si sfascerà completamente, perché poi l'ibridazione va dall'esterno verso l'interno, Oppure si mette a posto, è come quando devi isolare un virus, la stessa cosa. Ma su quest'ultimo aspetto qua, che poi si ricollega con quanto dice il professore, io credo che siamo nel punto in cui qui da noi si dice si chiude la stalla, ci sarà la stalla quando di voi scappare. Quel signore qui accennava lei, Martini. Non l'ho fatto io. Non l'ho fatto io. Però bisogna anche dire, perché poi ci serve a fare un ragionamento un po' più generale sul Veneto, no? Martini, quando ha fatto quelle robe che ha fatto, frequentava però una porta. Come si chiamava? Partito Comunista. Bravo. Allora, perché andava sempre alle coperture oscure? Allora, per quando si fa il discorso del paesaggio, bisogna partire. E purtroppo ci impiegheremo 50 anni a ricostruirlo. Bisogna partire dal 1964. Legge Sullo, il quale signore, un democristiano, che era ministro dei lavori pubblici, il quale ha fatto una legge in cui diceva tutte quante le aree costruibili, a qualunque titolo, sono pubbliche. Chi costruisce, costruisce in diritto di superficie. Nel giro di 6 mesi non era più ministro, ha dovuto cambiare partito. Se poi guardiamo il Veneto, semplicissimo, quando uno viene giù dal nord Europa, passa sopra con l'aereo e va a Venezia, allora si rende conto com'è il territorio. Per fare quel ragionamento che farei, professore, io credo che bisognerebbe cominciare a fare un'analisi dei piani regolatori, eccetera, eccetera, dando nome, come abbiamo detto Marchini, nome, cognome e indirizzo di chi ha fatto quella roba lì. Ma nome, cognome e indirizzo e consenso elettorale, perché altrimenti il discorso del paesaggio diventa una bella roba in cui tutti quanti siamo d'accordo. Però per ripartire e fare una politica di riqualificazione ci vogliono 50 anni. Però per 50 anni bisogna dire cosa non si fa più e chi non può più farlo. Altrimenti non andiamo da nessuna parte. E fine. Volevo chiedere invece a Ciacci una cosa molto telegrafica, che è venuta fuori anche ieri sera, io questa roba qua
sono anche un po' polemico, e cioè qual è la dimensione, se ci sono delle esperienze in giro, è una domanda molto telegrafica, se ci sono delle esperienze in giro per l'Italia dalla quale si mette insieme, con le quali si possa mettere insieme la dimensione ottimale del comune in termini di servizi e quindi di economie di scala con il meccanismo di tipo partecipativo, facendo finta che poi la partecipazione ci sia attraverso le strutture associative, attraverso i partiti, eccetera, eccetera. Ma qual è la dimensione ottimale? Perché io ieri sera provocatoriamente ho detto comuni virtuosi non ne esiste neanche uno, per la semplice ragione che ci sono dei costi nelle strutture piccole che servono solo ed esclusivamente, ho adoperato un termine molto polemico, è una cassa integrazione in deroga vera quella lì, e non perché per responsabilità dei dipendenti, certamente no, ma per responsabilità dei politici, i quali preferiscono essere 7 sindaci piuttosto che uno solo su un territorio piccolo. Quindi c'è in giro qualche esperienza in cui si possa effettivamente concretamente ragionare, perché poi su questa roba qua non ce la dice nessuno, no? In cui si possa realmente ragionare e dire la dimensione ottimale in termini di servizi per un comune è questa, e quindi il livello di partecipazione che possiamo attivare perché ci sia l'effettivo coinvolgimento della popolazione è questo. Facciamo un altro paio di domande e poi chiudiamo. Sì, io volevo, sì, proprio ieri guardavo il giornale qui locale, il giornale di Vicenza, parlavo proprio di territorio, e si vedeva come negli ultimi 40 anni c'è stata proprio un'urbanizzazione enorme, e che i campi di contadini siano praticamente quasi scomparsi, si parla mediamente del 50%, addirittura dicevo che Valle del Pasubio, il territorio è stato modificato per il 90%, vabbè, Valle del Pasubio è grandissimo, ma però nessuno si accorge mai di tutti i capannoni che sono stati costruiti. Allora, viene fuori adesso anche con gli ultimi...